Una esercitazione di evacuazione con attività formativa e dimostrativa si è tenuta questa mattina presso l'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca, a cura del Dipartimento regionale, provinciale e comunale di protezione civile. Le attività, che sono state coordinate dalla dirigente della Protezione Civile di Agrigento, Maurizio Costa, hanno previsto la presenza di unità cinofile, volontari del territorio e Croce Rossa Italiana. L'iniziativa è stata voluta in occasione della ricorrenza degli eventi sismici della Valle di Noto e della Valle del Belice e ha coinvolto tutta la popolazione scolastica, tra studenti, docenti e personale ATA. È una giornata importantissima in quanto il nostro istituto ha sempre curato l'aspetto della sicurezza. E infatti questa esercitazione nasce dalla decisione del direttore generale regionale della protezione civile, l'ingegnere Cocina, che ha voluto onorare e ricordare quell'evento sismico che colpì nel 1600 la Val di Noto e anche il terribile evento sismico della Val del Belice e quindi stiamo realizzando questa attività che riguarda non soltanto una esercitazione ma anche gli alunni, il personale docente e tutto il personale ATA è stato preparato ed informato precedentemente, quindi un'attività formativa, informativa e di esercitazione e anche dimostrativa. Vorrei aggiungere che la nostra scuola è stata scelta su 44 istituti in tutta la Sicilia, quindi è l'unico istituto che sta effettuando queste prove nella provincia di Agrigento. Vorrei ringraziare per questa attività principalmente appunto il direttore generale regionale della Protezione Civile, dirigente della Protezione Civile della sezione di Agrigento, il mio responsabile del servizio di prevenzione, il referente più che altro della prevenzione d'istituto che è il professore Cacciatore. Queste prove sono state variegate, innanzitutto abbiamo testato l'evacuazione della scuola di tutti i 950 alunni di tutto questo istituto comprensivo più 150 tra insegnanti e collaboratori. Abbiamo verificato che il piano di evacuazione della scuola funziona ed è operativo. Con l'occasione abbiamo effettuato delle attività collaterali, abbiamo simulato la ricerca di alcuni dispersi dall'interno della scuola con delle unità cinofile, hanno recuperato queste persone che erano state opportunamente nascoste e poi le abbiamo evacuate dalla scuola con una teleferica con dei speleologi specializzati. E in più abbiamo montato un piccolo campo di emergenza con delle tende, delle torrifaro, delle droghe per far vedere ai ragazzi la macchina della protezione civile come funziona, soprattutto con l'ausilio dei volontari. Qui abbiamo squadre di soccorso tecnico di Sciacca, sono venute da Canicattì, da Ragusa con i cinofili, abbiamo la Croce Rossa, quindi stiamo cercando di far capire a tutta la popolazione scolastica, ai ragazzi, alle autorità scolastiche, che il sistema nel suo complesso quando interviene in toto per cercare di risolvere il problema. C'è stato anche un ottimo dispiegamento di uomini e di mezzi. Sì, siamo qui con più di 50 volontari, abbiamo le mezze antincendio, abbiamo le idrovore, le torri faro, abbiamo le tende, abbiamo i droni per filmare il tutto, cioè, abbiamo i funzionari del Dipartimento regionale, appunto che in occasione anche di calamità, che speriamo non avvenga mai, sono pronti a intervenire. Queste esercitazioni servono a far sì che si verifichi la funzionalità delle attrezzature, del sistema, che funzionano le radio, che funzionano i mezzi di comunicazione interni per essere operativi sempre. È una giornata molto importante per la formazione e l'informazione che i ragazzi dell'Istituto Mariano Rossi hanno ricevuto, anche per le modalità per le varie uscite, le varie fasi durante gli eventi che possono succedere ovviamente. Quindi per noi è molto importante e ringraziamo per questo la Protezione Civile e l'ingegnere Costa che ha dedicato questa giornata in provincia di Agrigento, l'ha dedicata proprio al nostro comune e a una nostra scuola. Siamo contenti perché anche i bambini hanno visto tutte le modalità e le fasi che possono essere di fondamentale e di vitale importanza negli eventi calamitosi.